Cosa ne penso dei progetti di rete d'impresa? Beh, innanzitutto sono su carta una grande opportunità, perché oggi ci sono incentivi, opportunità, fondi gestiti, partono dalla Comunità Europea, arrivano in Italia, gestiti dalle regioni, quindi effettivamente la rete d'impresa è una grande opportunità, perché c'è contribuzione, c'è sostegno, c'è incentivo. Nella realtà dei fatti, le esperienze che noi abbiamo avuto con progetti di reti d'impresa, quasi tutte sono state abbastanza deficitarie. Alcune non sono nemmeno mai partite, presupposti grandi da parte di un gruppo di imprenditori, ma il problema che abbiamo in Italia è quello per il quale 5-6 persone che si siedono attorno allo stesso tavolo per portare avanti una progettualità condivisa è una sfida difficilissima da riuscire a portare avanti. Quindi, il problema sostanzialmente dove sta nel fatto che più teste si mettono a ragionare contestualmente assieme in riunioni plenarie infinite su un po' tutti gli aspetti che governano le problematiche di una rete d'impresa. Ecco, questo non è un modo corretto per affrontare questo tipo di progettualità, questo tipo di percorsi. Quindi se hai in mente di portare avanti un progetto d'impresa, se hai qualche partner, qualche socio che vuoi sostanzialmente coinvolgere in queste progettualità, il grande consiglio che ti do è: lavora con le deleghe. Scrivi una progettualità, adesso ti parlo per esempio di marketing e di vendita, ricordo esperienze dove i tempi di decisione erano estremamente lunghi perché ogni passaggio, ma anche quelli più spiccioli, ti piace questo logo, ti piace questo claim, che cosa ne pensi? Ricordati che se tu chiedi a 5 persone diverse cosa ne pensi di questo logo, avrai 5 risposte diverse. Non c'è chi decide e non c'è un responsabile. Quindi i progetti che funzionano sono quelli per i quali c'è un piano marketing, se parliamo di marketing, ma vale per tutte le attività che poi implementa la rete, ma se parliamo di marketing ci deve essere un piano, ci deve essere un programma, lo si discute, lo si analizza all'inizio, lo si mette anche ai voti, poi c'è un responsabile, uno tra i tanti, che è l'interlocutore che porta avanti questa progettualità. E così per tutte le attività che la rete, l'organismo sostanzialmente deve fare. Se non affronti in questa maniera il progetto di rete d'impresa, è molto più facile che tu abbia esperienze negative, perché perdi tempo, perdi denaro, c'è l'acquolina in bocca degli incentivi, dei contributi che ci sono, ma se andiamo a vedere i numeri dei progetti di rete in Italia attivi, vediamo che sono numeri piccoli, troppo piccoli, e che pongono in evidenza le problematiche che ti citavo prima, cioè prima fra tutte la difficoltà tra imprenditori italiani a mettersi d'accordo per portare avanti un'unica progettualità. Se vuoi portarlo avanti con successo, ricordati il concetto di delega, ricordati il concetto di dare responsabilità uniche a quel board che metterai in piedi con i tuoi partner, come si fa in un'azienda, in un consiglio di amministrazione dove ci sono i responsabili, le deleghe, e si può portare avanti una progettualità in maniera chiara, condivisa all'inizio, ma portata avanti da un unico interlocutore.